2, ma a te ovviamente ti chiedo la tua impressione dal palazzetto. La partita è stata molto buona, bisogna ricordare il 4 su 4 in questo girone di ritorno tra le mura amiche, tra le mura domestiche della Conad, che anche in questa partita ha condotto praticamente dall'inizio alla fine. C'è stato solo un meno 3, sul quale sono state fatte da una parte del tifo delle contestazioni all'allenatore, forse un po' troppo presto, perché poi alla fine si è visto che la partita è stata portata a casa con neanche troppa fatica, perché dopo queste contestazioni c'è stato questo grande recupero. Propiziato da un canestro sbilanciato di Capitan Pecile, che non ha segnato tanti punti, ma nelle giocate decisive c'è sempre stato, di un monumentale Baldassarre che avevamo già detto l'altra volta si doveva riprendere da una partita non felicissima ad Ostuni, dove era stato forse anche poco servito, quindi aveva segnato un po' di meno. Positivi anche i 16 punti di Kelly e positivo un grande Canavesi e un grandissimo Yango. Canavesi, secondo me, in questa partita ha fatto la sua migliore partita della stagione. Ha fatto 12 punti e 6 rimbalzi, tantissima sostanza sotto canestro. Yango, 10 punti e 8 rimbalzi, per poco non sfiora la doppia doppia, condotta dall'inizio alla fine. E quindi ancora il Paladozza che aiuta i ragazzi di Zare Markowski a rendere le mura amiche un fortino. E quindi questo è anche un buon auspicio per i traguardi futuri. E come tu, e quindi di questo ti rendo merito, avevi detto che questo sarebbe stato un turno favorevole per la Conad, così è stato, perché Forlì ha perso in una gara pazzesca nel derby emiliano, in una gara pazzesca con Piacenza, dove Vosquil, che era stato in ombra per 32-33 minuti, negli ultimi minuti si è svegliato e ha piazzato 9 punti decisivi che hanno ribaltato completamente le sorti della gara, e la sconfitta di Sant'Antimo a Brindisi, hanno riportato il gap tra la zona retrocessione e la zona in cui si trova la Conad a 4 punti, e poi la zona playoff è a 2 punti, però essendoci ancora diciamo così, la differenza canestri con la nonna in classifica, diciamo che la Conad è in una zona equidistante tra playoff e zona calda. Come insomma l'avevamo lasciata appunto prima della sconfitta.